Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Noi parliamo della piena del Po che sta passando in queste ore, che durerà con una piena piuttosto lunga fino alla giornata di domani. In particolare è la serata tra mercoledì e giovedì, quindi questa a preoccupare. Ecco tutti gli aggiornamenti della giornata seguiti per noi da Valentina Visentini. Ricevuto forte e chiaro, state partendo per l'attività interrogativo? Sì, esatto, stiamo partendo in direzione Santa Maria. Sale l'acqua del Po nell'area golenale di Polesella. Le 44 squadre della Protezione Civile Rodigina sono operative 24 ore su 24 per monitorare il fiume nelle ore in cui è prevista la piena. I mezzi e i volontari partono dalle varie sedi provinciali. Tutte le attività commerciali che si trovano nelle aree golenali sono state sgomberate, come imposto dall'ordinanza della Prefettura di Rovigo, entrata in vigore nelle scorse ore. Ecco Borgo Santa Maura, qui a Polesella, è deserto, vuota e chiusa anche una pizzeria. L'allerta rossa che indica lo stato di allarme è stata confermata dalla Regione Veneto fino alle 14 di sabato 30 novembre. Da Parma intanto fanno sapere che l'onda di piena attesa in Polesine per la tarda serata di mercoledì è in fase di abbassamento, ma a preoccupare sono le previsioni meteo. Da domani cambia il vento e sono previste altre piogge a seguire Liguria-Piemonte. Quindi l'apporto del fiume potrebbe aumentare. Noi adesso ci stiamo tarando per fare sorveglianza H24 fino a lunedì. Il vertice in prefettura mette in campo tutti i volontari della Protezione Civile che sono in stretto contatto con AIPO, l'agenzia interregionale per il fiume Po, che monitora i livelli. Qui abbiamo, oltre alla sede nostra, abbiamo la sede distrettuale del RO4. È un progetto della provincia di Rovigo in coordinamento con la Regione Veneto per collegare tutte le varie postazioni della provincia di Rovigo distretti tra di loro e con la centrale operativa della provincia. Il picco della piena dovrebbe fermarsi a 8,40 m, un livello che la gente del posto, abituata e conoscitrice del fiume, osserva ma ancora non teme. Ecco, proprio a proposito di chi il fiume lo vive quotidianamente, ecco un servizio. L'attracco fluviale sul Po a Santa Maddalena, nell'area golenale al confine con la provincia di Ferrara, è chiuso. L'acqua lambisce le case. I segnali che delimitano la zona lungo il fiume sono quasi completamente sommersi. L'acqua la vediamo alle sue spalle, è sempre più vicina. Com'è la situazione? Ma è abbastanza tranquilla, adesso crescerà altri 10 centimetri, comunque io ho l'acqua nell'orto, ma siccome abbiamo avuto situazioni ben più tragiche di queste qui, pertanto questa qui oggi non abbiamo paura. Qui invece siamo nell'area golenale di Occhiobello, vedete il fiume dove arriva e l'acqua è entrata anche nel giardino di due abitazioni. Tra Polesella e Ro Ferrarese, le due sponde del fiume sono affollate di residenti e curiosi che si avvicinano pericolosamente al fiume incuriositi. È sempre affascinante finché le cose vanno bene, ecco. Abita qui vicino? Sì, 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 quindi non dovremmo avere, penso, ma gli argini qua sono sempre stati forti, ne abbiamo viste anche di più alte. Così alto fa un po' impressione, sono distante un chilometro però non temo, ecco. Diciamo che siamo un po' abituati a vederlo ogni tanto così alto. Non è troppo preoccupante, però è strano vedere il fiume così. Ieri sono venuta qua e la stradina lì era fino al fondo al marciapiede là, quindi si è alzato ancora un altro po', però insomma vediamo, speriamo, ecco. Ecco la situazione nell'area golenale dove si trova il mulino del Po. Qui al mulino sul Po di Ro l'acqua è salita notevolmente nelle scorse ore, vedete le altalene, le giostre di questo parco fino a martedì si potevano vedere, questa invece è la situazione adesso. La Protezione Civile avverte residenti e curiosi di evitare le strade arginali, soprattutto nelle ore serali, perché sono poco illuminate e devono essere lasciate libere per eventuali soccorsi ed interventi di emergenza.
E il poi prefetto ha chiesto l'intervento di tutte le squadre provinciali per quanto riguarda la piena, che sarà più lunga, non più alta ma più lunga di quanto previsto. Preoccupano soprattutto le condizioni meteorologiche, non solo in Veneto ma anche a monte, in Piemonte e in Lombardia, proprio per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Quindi emergenza in questo momento sotto controllo, ma non assolutamente ancora passata. Parliamo di Luca Zaia, il governatore del Veneto in questi giorni è romano, nel senso che ieri c'era il famoso comitatone che riprendeva dopo 2 anni sul Mose, oggi c'è stata l'audizione alla Commissione Lavori Pubblici in Senato e anche domani ci sarà l'incontro, questa volta con il ministro Boccia, sulla delicatissima e sentita questione autonomia. Se non funziona sarebbe una tragedia. Una tragedia di forse più grande spreco della storia mai conosciuto dalla comunità internazionale. Se funzionerà si confermerà un'opera di grande ingegneria e quindi diciamo che è un'opera spendibile a livello internazionale, altrimenti sarà un grande fiasco, ma insomma, solo i pessimisti non fanno fortuna, andiamo in questa direzione. Non è che vengo in audizione per dire che la regione non c'entra niente, perché questo è chiaro. Forse qualcuno ancora non l'ha capito. È un'opera dello Stato, la Regione non ha funzioni né nei cantieri, né nelle programmazioni, tant'è vero che ieri in comitatone, quindi su volontà anche del Presidente del Consiglio, si è deciso di fare un tavolo di coordinamento gestito dal Prefetto di Venezia per informare ogni mese gli enti territoriali dello Stato dell'Arte. Gli mancano ancora 320 milioni dei 5 miliardi e mezzo. Ieri si è deciso di andare avanti, la fine dei lavori è garantita per il 2021, questi sono i dati che ci danno a livello nazionale, dopodiché ovviamente si tratterà di metterlo in funzione. E adesso torniamo sul litorale di Cavallino Treporti per vedere il giorno dopo la voragine che diciamo si è aperta sulla strada, come ricorderete è andata bene, se ci fosse entrata un'auto non ne sarebbe uscita sicuramente indenne, ma c'è da dire che naturalmente quello che preoccupa è quello che può esserci attorno e sotto e che non si vede. I lavori di sicurezza veri e propri, quelli del palancolato, sono stati conclusi nella tarda nottata, verso mezzanotte, ed è stato completamente chiuso l'accesso dell'acqua dal canale di Poderio al canale del consorzio di bonifica. È stata una lunga serata, quella di martedì. Ore e ore di lavoro da parte dei tecnici qui in via Pordelio, in zona Cavallarina, Cavallino Treporti. Sono già stati posizionati dei pesanti sacchi di sabbia, mentre le gru continuano a lavorare e c'è già una prima stima dei danni. Si parla di almeno 1 milione di euro per risistemare la strada in cui si è aperta questa voragine profonda circa 3 metri e che interessa un tratto di 10. Ci siamo incontrati questa mattina con il tecnico dell'ex magistrato alle acque, precisamente del provveditorato dei lavori pubblici, e il quale ci ha confermato che si è formato un sifone sotto la mura di contenimento. Quindi la mura ha tenuto, però l'acqua, la forza dell'acqua con le alte maree degli ultimi giorni hanno eroso sotto proprio la mura ed hanno sifonato. Di proprietà dell'ex magistrato alle acque, la zona, secondo chi sta effettuando interventi da settimane, presenta troppe criticità. Tutti gli interventi che abbiamo fatto negli ultimi 15 giorni sono stati tutti dovuti ad arginature e situazioni di bricole che si spezzano, quindi dover mettere in sicurezza il traffico acqueo, ma soprattutto gli argini che stanno cedendo in decine e decine di punti. Abbiamo messo giù 1500 sacchi di sabbia per andare a preservare quei fontanazzi, quelle situazioni a rischio, però è impossibile da parte nostra sostenere questi ritmi perché sono troppi i punti critici che abbiamo su tutto il territorio. E questo naturalmente è quello che si temeva, le tante criticità che emergono mano a mano e che hanno letteralmente traforato in questo caso proprio tutta la parte del litorale che separa il mare dalla laguna. Ci fermiamo per una pausa. Si stanno registrando molti furti in Veneto in questo periodo, è un periodo tipico quello che inizia prima delle feste e poi c'è anche chi reagisce magari con una mazza da baseball. Stavamo guardando un film io e la mia ragazza e a un certo punto abbiamo sentito dei rumori provenire dalla parte posteriore della casa
E io, tirando un po' le orecchie, sentivo che era come un grattare sui balconi di casa, al che non ci ho pensato due secondi, ho preso la mazza. Ecco la mazza da baseball con cui quest'uomo di Roncade, che non vuole essere riconosciuto, si è lanciato alla rincorsa dei malviventi che, poco dopo le 7 di sera, hanno tentato di entrare nella sua abitazione attraverso questa finestra. Il giovane non ci ha pensato due volte e ha subito affrontato i ladri. Sono uscito dal garage, appena girato l'angolo c'erano due persone con un levarino che facevano leva sul balcone di casa e cercavano di entrare. Ne seguono scene da Far West. Il faccia a faccia è teso, veloce. Il roncadese brandisce la mazza e li rincorre. Li ho scoperti, mi hanno visto, li ho rincorsi per un pezzo di giardino con la mazza in mano. Loro hanno scavalcato la rete. Appena di là della rete mi hanno detto, con accento dell'est, adesso non so identificare, comunque mi hanno detto: è meglio che torni in casa. E io gli ho detto: è meglio che ve ne andate velocemente. Impossibile però riconoscerli. L'uomo non ha con sé una torcia e poco prima i malviventi hanno strappato i fili dei faretti esterni. Forse pensavano di agire indisturbati. Restano sequenze ad alta tensione vissute poco prima di cena in una zona poco fuori dal centro. In quei momenti non pensi a niente, pensi solo che stanno violando la tua proprietà. Stanno mettendo le mani su qualcosa che non devono toccare. E quindi sono uscito proprio di getto, non ho pensato a nessuna conseguenza, in questi casi non pensi a niente. E parliamo di un imprenditore di Fossò che, secondo la squadra mobile di Padova, in realtà arrotonderebbe con lo spaccio della cosiddetta droga dello stupro. Di giorno commerciante di pellami, di notte organizzatore di eventi tra il padovano e il veneziano, durante i quali avrebbe spacciato droghe sintetiche che stordiscono o danno eccitazione. Sostanze facilmente reperibili anche su internet, potenzialmente pericolosissime non solo per il fisico, ma per il loro utilizzo nelle violenze sessuali. Vanni Fornasiero, 59 anni, di Fossò nel veneziano, è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova dopo una lunga indagine condotta nel mondo della movida notturna e che ha portato la procura di Venezia a emettere una perquisizione domiciliare. In casa di Fornasiero c'erano vari tipi di droga. Per primo un litro e mezzo di GBL, acido gamma butirrolattone, liquido che dà rilassamento e amnesia. È un solvente, ma in microdosi ne basta una goccia per alterare le bevande, provocando uno stato di confusione e cedimento psicologico e fisico che espone al rischio di essere vittime di abusi sessuali. Porta anche l'amnesia successiva, per cui se uno ingerisce questo, prova un grande desiderio che, o comunque non ha freni inibitori, però poi non ricorda niente. Oltre ai flaconi di GBL, il 59enne aveva in casa anche diversi tubi di mefedrone, uno psicoattivo eccitante con effetti simili alla cocaina, ma molto più potente e sconosciuto. Anche questo facilmente reperibile sul web. È il primo sequestro in Italia per questa sostanza. Il 59enne di Fossò avrebbe spacciato il GBL in boccette da 1 o 2 millilitri a 10-20 euro l'una. Ora si trova al carcere Due Palazzi di Padova. Il referendum per l'eventuale separazione di Mestre da Venezia è nei momenti, diciamo così, più caldi della campagna elettorale. Non mancano addirittura le accuse e le denunce tra i vari comitati del sì e del no. Tutti i presidenti delle associazioni del comitato per il sì, sono diverse persone, hanno ritenuto che la campagna elettorale fosse gravemente inquinata da false comunicazioni da parte dell'assessore al bilancio e alle aziende partecipate. Pubblicazione di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico. Procurato allarme presso l'autorità, abuso della credulità popolare. Sono i tre articoli del codice penale su cui si basa la denuncia presentata in procura da associazioni e comitati per il sì al referendum nei confronti dell'assessore al bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin. Le notizie false riguardano il casinò, il fallimento e le condizioni catastrofiche in cui verrebbe a trovarsi l'azienda, la CTV, aumento dei biglietti e anche questo condizioni di dissesto patrimoniale dell'azienda e l'aumento delle tariffe TARI. Dirette a dire: avrete una situazione catastrofica se vi dividete, mentre dovete o astenervi o votare no, ma lui predica l'astensione in maniera da cercare. Questo è un inquinamento illecito della campagna elettorale.
Secondo i proponenti, il referendum ha dovuto e sta dovendo superare boicottaggi di ogni tipo. Diversi cittadini ci hanno segnalato dei disservizi sugli uffici per il rilascio della tessera elettorale. Noi crediamo che non sia ammissibile che a pochi giorni da un referendum così importante gli uffici funzionino male. Stavo volantinando Santa Maria del Giglio, è passato Agostini col prefetto, dopo 5 minuti sono arrivati i vigili, mi hanno identificata, chiesto la carta d'identità fotografata e mi hanno chiesto le autorizzazioni per volantinare che invece non ci volevano. Le difficoltà incontrate sulla strada del referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre hanno spesso, secondo i comitati, un denominatore comune. La paura di chi teme di perdere posizioni di privilegio, di potere, che a volte hanno consentito anche degli sprechi colossali a Venezia, perché su Venezia piovono tanti, tanti soldi e vengono spesi spesso molto male. Insomma, avete sentito il comitato per il sì, non lascia nulla da intentato. Naturalmente chi invece vuole il no si difende con altrettanta forza. Noi ci fermiamo per una pausa. In un paese ci sono le case, la chiesa, la piazza e l'ufficio postale. Se ci togli l'ufficio postale, spesso il paese tende a perdere uno dei suoi servizi essenziali. Così a Pove del Grappa l'amministrazione comunale, visto che di sorpresa gli hanno chiuso l'ufficio postale, ha deciso di intervenire per aiutare i propri vecchietti. Un comune italiano, un paese italiano ha poche certezze, ha la certezza di avere una chiesa, poi di avere le scuole, di avere gli edifici pubblici, una bella piazza alberata e dietro gli alberi le poste. Ed ecco le poste, telecomunicazioni come in ogni paese dicevamo. Ci sono alcune certezze, quella che puoi spedire una lettera nella buca delle lettere, come accade naturalmente in era digitale ancora per qualcuno, e che poi puoi andare all'ufficio postale a fare le tue operazioni, oppure no. Ed eventualmente si possono sempre utilizzare gli ATM, i servizi postamat, fuori servizio. È arrivato a Cesareno questa notizia della chiusura poste e abbiamo chiaramente dovuto subito correre ai ripari. E da venerdì, grazie anche al contributo all'Avas della nostra associazione, parte un servizio che collega Pove a Solagna, appunto per creare un servizio delle poste e quindi accompagnare gli nostri anziani e chi non è automunito alle poste di Solagna dove hanno trasferito la funzione. Quindi la soluzione di un ufficio postale chiuso praticamente a sorpresa passa questa volta attraverso il fai da te e la buona volontà degli amministratori di un comune di 3.100 abitanti come Pove del Grappa. Un comune con la piazza, la chiesa, il bar, le scuole e la voglia di continuare ad abitarlo come una volta si faceva in tutti i paesi normali d'Italia. Sempre se l'ufficio postale faccia parte o meno di queste piccole grandi certezze che non possono sparire per mesi e mesi come se nulla fosse dall'oggi al domani. Vaccinazione di massa al Cafoncello per i sindaci e gli amministratori trevigiani, questo come segnale forte che il vaccino antinfluenzale serve, già 140.000 solo in quella provincia, nella Marca, le dosi consegnate. Tutto a posto, anzi è bene farla proprio per prevenire. Lo facciamo per noi e lo facciamo anche per gli altri. L'ULS è pronta, rivolgetevi al vostro medico di base o direttamente ai servizi vaccinazioni. Una foto di gruppo e poi via tutti a vaccinarsi contro l'influenza stagionale, rigorosamente con fascia tricolore. Il messaggio lanciato dal Cafoncello è forte e chiaro: vaccinarsi si può e si deve non solo le fasce più deboli o a rischio. L'ULS 2 Marca Trevigiana è mobilitata, come confermano i dati. Sono state distribuite 140.000 dosi, la maggior parte ai medici di medicina generale che stanno vaccinando. Le attività vaccinali antinfluenzale termineranno con il mese di dicembre e quindi siamo ancora in fase operativa. Le richieste per vaccinarsi contro l'influenza sono in graduale aumento, così come si registra un record nelle vaccinazioni contro le malattie principali per i bambini di 2 anni, dal morbillo alla pertosse. Al 31 dicembre la percentuale potrebbe superare il 95% del totale. Un effetto della legge sull'obbligo, ma non solo, anche di un maturato convincimento del lavoro dei nostri operatori
dell'impegno sul territorio, del lavoro anche dei sindaci che oggi sono qui con noi. Grazie per averci seguito e una buona serata.